Oggi vi mostro come preparare dei deliziosi biscottini riciclando degli albumi. Sono facilissimi da fare e squisiti, ragazzi, uno tira l'altro. Iniziamo montando gli albumi che devono essere a temperatura ambiente, in questo modo si montano meglio. Li dobbiamo montare bene bene. Una volta che gli albumi sono quasi montati, andremo ad aggiungere poco per volta lo zucchero. Continuiamo a montare finché non otteniamo degli albumi belli sodi. Ecco qua, questa è la consistenza che deve avere il composto. Adesso andremo a setacciare all'interno la farina. Mescoliamo delicatamente dal basso verso l'alto. E ora non dobbiamo fare altro che aggiungere la frutta secca, potete utilizzare le mandorle, le nocciole, i pistacchi, quello che volete, e un aroma. In questo caso utilizzerò un po' di buccia d'arancia grattugiata, ma potete usare anche la vaniglia oppure la buccia del limone. Mescoliamo il tutto e l'impasto per i nostri biscotti è pronto. Come avete visto, non ho aggiunto nessun grasso, né burro né olio. Adesso vado a versare il composto all'interno di uno stampo per plum cake che ho foderato con la carta forno bagnata e strizzata. Cerchiamo di livellare un pochino il composto in questo modo e inforniamo a 180-170 gradi per circa 20 minuti, dipende molto dal forno, da 18 a 20-22 minuti. Ecco qua, come potete vedere l'impasto è bello colorito e cotto. Adesso andremo a sformarlo con delicatezza. Una volta che il panetto si è raffreddato, prendiamo un coltello bello affilato e di preferenza seghettato e andremo a tagliare i nostri biscotti, tagliati di sottili, sottili, sottili. Guardate che belli, sono già buonissimi così, però noi andremo a tostarli perché sono appunto biscotti cotti due volte. Li mettiamo sopra una teglia foderata con la carta forno e li ripassiamo in forno per circa 5-10 minuti. Una volta che i biscotti sono belli tostati, li lasciamo raffreddare e dopodiché li possiamo mettere all'interno di un barattolo di vetro. Questi biscottini sono deliziosi e sono ottimi anche abbinati ad una bella pallina di gelato. Spero che questi biscotti vi siano piaciuti, se provate a farli lasciate un commento qua oppure sul sito e se volete scattate una foto e pubblicatela su Instagram utilizzando l'hashtag ricette di Gabri. Vi ringrazio per aver visto il video e ci rivediamo prestissimo. Ciao ciao!